Amici e amiche carissimi, questa sera presento alcuni amici del Cantiere Democratico che vorranno comunicare quelle che sono le loro esperienze e la loro fattiva attività all'interno del movimento. Sono storie, sono vissuti, sono esperienze, ripeto, ed è anche passione. Mi spiace perché in concomitanza c'è la celebrazione dell'Eucaristia, per cui cercheremo anche di abbassare i toni e il volume, per quanto è possibile, della nostra voce, senza peraltro abbassare il contenuto e la forza delle stesse. Abbiamo pensato di poter dare la parola anche a chi all'interno del cantiere avesse voluto comunicarsi. Lo abbiamo deciso molto volentieri perché nel nostro movimento esiste una estrema partecipazione e una osmosi perfetta. Ciò significa che le nostre idee non sono di vertice, è il frutto di una esperienza continua, comune, e di una fattiva ed attiva partecipazione di tutti. Le nostre manifestazioni non sono manifestazioni muscolari. Noi non facciamo operazioni di vertice. Noi non etichettiamo la persona soltanto come l'unica capace di poter dare formazione e informazione. Ripeto, per noi il movimento rappresenta un momento forte democratica e di comunicazione. Un cenno mi preme doverlo fare anche alle ultime eventi che si sono verificati in questi ultimi giorni e che sono stati oggetto della stampa locale circa il problema della differenziata. Non vorremmo assolutamente farle un cavallo di battaglia della campagna elettorale, però ciò che è giusto, ciò che è vero, va detto, va comunicato. Ripeto, con i toni bassi, ma non peraltro con la stessa fortezza e con la stessa incisività. Noi siamo convinti che questa risposta giudiziaria del Consiglio di Stato su quella che è stata disinvolta applicazione della gara ad una ditta Montego rispetto all'altra ditta che non si è aggiudicata la gara, per noi rappresenta un evento importante che certamente valutiamo con estrema importanza da un punto di vista sociale senz'altro e politico soprattutto. È chiaro che rispettosi di quelli che sono le risposte della giustizia, chiaramente rimarremo in attesa delle risposte chiare e precise che ci verranno. Però voglio comunicare che rimaniamo molto attenti e solleciti, soprattutto perché l'incidenza di quello che è successo va a scala
di noi tutti i contribuenti. Accennavo a Villa, no, ieri, che le nostre contribuzioni rischiano di essere e di slittare ad un livello più alto, con un rincrescimento notevole. E a questo si aggiunge, e chiudo per dare la parola agli amici che seguiranno questo mio intervento, sento dire, lo ripeto, è un qualcosa che io avevo accennato nel mio primo intervento fatto all'inizio della campagna elettorale, noi non verremo mai, cominciando da me per primo, nelle vostre case a chiedere voti per lavori offerti o ancora peggio ad estorcere questi stessi. Noi abbiamo molto in buon conto la libertà e la dignità di cittadini. Noi abbiamo maturato un senso di civiltà e di civicità che ci consente di rispettare in assoluto la libertà dei cittadini che volessero dare la fiducia al cantiere democratico o, se ne avessero voglia, di darla anche alle altre compagini politiche. Ciò detto, sicuramente questa sollecitazione è una sollecitazione forte che va per noi e per me che vi parlo, reclutare, dicendo questa cosa anche alle altre compagini. Io spero che se qualcosa di questo genere è successo o continua a succedere, che non si verifichi più, mai più. E vi dico anche, se dovesse succedere ancora, qualsiasi persona dovesse presentarsi, sbattetela fuori dall'uscio delle vostre case. Nessuno ha il diritto di estorcere voti, nessuno ha il diritto di compravendita degli stessi voti e della vostra libertà, e per questo motivo noi vi chiediamo un scatto di orgoglio. Fate in modo di far vincere la vostra dignità. Fate in modo di far vincere la vostra libertà. Nessuno mai potrà sapere chi ha votato, quando e come, nonostante quello che si dica. Io vi ringrazio, lascio la parola ai miei amici. Grazie. Buonasera a tutti, carissimi cittadini e cittadine di Guagnano, amiche e amici. Qualcuno di voi potrebbe chiedersi quali sono le ragioni della mia candidatura. Da tempo desideravo avventurarmi in tale esperienza ed ora è giunto il momento per dare un contributo attivo al nostro territorio. Ho ritenuto opportuno che non si può attendere solo dagli altri, rimanere semplici osservatori, ma bisogna diventare soggetti attivi per avviare un processo di cambiamento. Da alcuni anni ho rapporti di collaborazione con il Comune di Guagnano, in qualità di educatrice in progetti rivolti alla terza età, laboratorio socio-ricreativo e culturale per le persone adulte del territorio, un luogo per ritrovarsi, incontrarsi, sprigionare la propria creatività, raccontare la propria storia, i propri vissuti, avere risposte ai perché attraverso incontri di informazione. È necessario pensare e progettare insieme all'anziano, inteso come soggetto attivo, capace di trasmettere alle nuove generazioni la sua ricchezza culturale ed esperienziale. Basti pensare a quanti mestieri che hanno determinato e favorito l'economia guagnanese e oggi si sono smarriti, non
conosciuti dai nostri ragazzi. Per questo il Cantiere Democratico ritiene necessario istituire una banca del tempo che favorisca la socializzazione e lo scambio culturale fra le diverse generazioni, perché in tale direzione non va dimenticata l'importanza del passato. Il passato è ricchezza, il passato ci appartiene. Nell'educativa domiciliare, servizio rivolto alle famiglie con conflittualità familiari e difficoltà educativa, nella gestione della relazione con i figli, emarginazione sociale che si concretizza spesso nella difficoltà a relazionarsi del minore con i coetanei e delle famiglie con le realtà locali di appartenenza. Inserirsi e muoversi all'interno di un sistema familiare richiede particolare attenzione, una sorta di abilità a muoversi in punta di piedi. Ogni storia familiare presenta una trama intessuta di desideri, fantasie, paure, emozioni che i singoli custodiscono. L'obiettivo degli educatori, quindi, è quello di rendere le stesse famiglie soggetti attivi dell'intervento educativo, con un atteggiamento di ascolto, empatia, comprensione e rispetto. Il tema della genitorialità e la necessità da parte dei servizi sociali di predisporre diverse opportunità di formazione, di confronto, di sostegno, si può tradurre in forme e strategie varie, ma trovando, a mio avviso, un filo conduttore fra interventi più chiaramente promozionali e rivolti ad una fascia di popolazione più ampia. Allora, io insieme agli altri candidati e amici del Cantiere Democratico, con il candidato sindaco, dottor Guido Marso, molto conosciuto e impegnato nel sociale a vario titolo, abbiamo stilato un programma e ci siamo soffermati su quelle che sono le esigenze del nostro territorio, pensando a veri e propri progetti educativi che prevedono uno scambio con altri servizi, quali ad esempio le scuole per la continuità educativa. Mi verrebbe spontaneo pensare a un progetto intitolato Guagnano Città Educativa, che si sviluppi all'interno della prospettiva di una comunità educante, ossia di una comunità che migliora le proprie capacità di ascolto, di attenzione, di azione, soprattutto nei confronti dei bambini e delle bambine, dei giovani, degli anziani, delle fasce più deboli, di coloro che sono portatori di problematiche e di disabilità, che sappia aiutare i suoi soggetti in età evolutiva a progettarsi su ideali di pace, dignità, libertà e solidarietà, capace di affrontare in un'ottica di sviluppo sostenibile le grandi sfide che riguardano il rapporto fra ambiente e società, in cui l'educazione dei minori e degli adulti abbia un ruolo davvero centrale e non sia affidata solo alla famiglia o alla scuola, dove si incontrano le intenzioni di tutti coloro che si occupano di educazione. Per realizzare tale progetto si ha bisogno di creare uno spazio educativo all'interno dei servizi sociali, capace di promuovere e coordinare gli interventi e le progettualità presenti sul territorio per un'efficace politica socio-educativa. Uno spazio, quindi, preparato a offrire, gestire e valutare proposte educative. La realizzazione, dunque, di un tavolo permanente di lavoro formato da rappresentanti delle scuole, genitori, funzionari del comune, per analizzare insieme e fare progetti attraverso un lavoro di rete. Mi chiedo, quale sarebbe allora la metodologia da adottare per questo progetto? Lavorare insieme e valorizzare l'azione educativa dell'infanzia, dell'adolescenza e degli anziani, con l'augurio che tale progetto si possa realizzare. Mi
voi, cittadini e cittadine di Guagnano, di fare la vostra parte e votare il cantiere democratico. Buonasera. Carissimi concittadini, consentitemi di esprimere un caloroso saluto e un ringraziamento vivo per la vostra presenza. Poiché il vostro sostegno, che noi del Cantiere Democratico ci auguriamo sia fervido, rappresenta la linfa per questo cammino carico di luminose prospettive e che auspichiamo possa essere intrapreso al vostro fianco nell'interesse comune. Per coloro che ancora non mi conoscono, sono un guagnanese di adozione, in quanto ho liberamente scelto, poco meno di 20 anni fa, di stabilirmi in questa comunità, che sin da subito ho apprezzato e amato. Ricopro il ruolo di maresciallo dell'aeronautica militare e sono in servizio presso l'aeroporto di Galatina, legato alla struttura da elastici turni di lavoro che mi permettono di poter disporre di tempo libero che posso certamente dedicare alla vita politica e sociale del nostro Paese. È per questo motivo che ho scelto di far parte del Cantiere Democratico e del suo progetto politico, e l'ho fatto con onore e convinzione, perché lavorare e impegnarmi per il rinnovamento di questa nostra comunità è per me di primaria importanza. Vedete, il nostro non vuole essere uno schieramento politico di destra, di sinistra, di quella o di questa parte. Si giunge con minima riflessione alla consapevolezza che si sta già vivendo un particolare periodo di crisi politica, sia a carattere nazionale che locale. Noi del Cantiere Democratico non vogliamo certo sostituirci a coloro che della politica ne fanno la loro attività predominante. Noi siamo un team che desidera mettersi a disposizione di tutti e agire per questa comunità. Un team che vuole fortemente il rilancio economico e sociale attraverso la presenza di donne e uomini che possano rappresentarci e discutere in tutti quei contesti dove è possibile far valere la nostra esigenza di sviluppo cui tanto crediamo. Il Paese ha bisogno di poter realizzare quelle idee imprenditoriali che per tanti di noi non trovano sviluppo concreto e rimangono soltanto dei sogni, voglia di lavoro, di numeri, insomma voglia di competizione. Un pensiero va soprattutto ai nostri giovani, i quali sono costretti a lasciare la loro famiglia e il nostro paese per trovare lavoro altrove. Ciò fa sì che la nostra comunità si privi di quella forza fresca che solo loro possono dare. A Guagnano abbiamo delle realtà giovanili che hanno affrontato con difficoltà la via dell'imprenditoria, riuscendo con successo ad essere competitive. Esse però vanno continuamente sostenute e incoraggiate per continuare a rimanere costantemente in competizione, al passo coi tempi, utilizzando le tecnologie sempre più innovative. Credo però che tutto questo non basti, dal momento che prima di poter governare bisognerebbe imparare ad ascoltare e capire le difficoltà che ogni giovane incontra tutti i giorni, immedesimandosi in tutti coloro che vivono una dura realtà. Il Cantiere Democratico vuole in futuro impegnarsi in questo, così da tempo sta facendo, per affrontare, per affinare e rendere quanto mai comprensibile di facile condivisione e divulgazione il programma. Desideriamo essere insieme a voi un unico contesto, pertanto riteniamo che non sia più sufficiente parlare di imposte, pressione fiscale, diminuzione delle tasse comunali, tassa sullo smaltimento dei rifiuti e così via, su cui a noi cittadini di questo comune starebbe tanto a cuore discuterne. Non basta parlare solo di questo, combinare fantomatiche riduzioni per ottenere consensi, voti, fiducia. Cari concittadini, ritengo che sia essenziale mettere le nostre figure a vostra disposizione, persone al servizio di tutti, disponibili al dialogo e presenti costantemente non dietro una poltrona, ma in mezzo alla gente.
tra voi. Per interloquire o semplicemente offrire delle delucidazioni attinenti ad esempio alle nostre campagne, ai prodotti che spesso non trovano la giusta collocazione e commercializzazione. Ed è proprio su questo che vorrei spendere un minuto, perché questo argomento mi tocca nel cuore, in quanto mi sento vicino a tutti i nostri agricoltori che sfidano le insidie nei campi. Vedete, parlare di uva cardinale, di negro amaro è molto semplice. Ma quando il prodotto viene portato nei mercati ortofrutticoli si scopre che il problema è grave, poiché non c'è accordo tra domanda e offerta. Pertanto spesso viene consigliato di lasciarlo lì per essere venduto da terzi a un misero prezzo, altrimenti si ritorna a casa con il prodotto invenduto, voi lo sapete sicuramente. E che dire dell'uva da mosto, così difficile da conferire nelle cantine, circa 15-20 euro per quintale, un prezzo veramente ridotto rispetto alla lavorazione che vi è dietro. Tutto questo quando non si verificano eventi climatici avversi, come gelate o siccità, che distruggono in parte o completamente il raccolto. Vi è poi il costo esoso da sostenere per l'acquisto dei prodotti per il trattamento delle piante e del gasolio per i mezzi agricoli, che oramai è alle stelle. Il grano. Come mai il prezzo del pane è così elevato, mentre il prezzo del frumento è sempre lo stesso da 20 anni? E che dire dell'olio? Anch'esso sta attraversando un periodo di crisi. Andiamo a vedere in altre regioni d'Italia quanto costa. Facciamo un confronto con i nostri prezzi. Di sicuro la qualità del nostro prodotto non è inferiore a quella degli altri. L'integrazione, poi. Quella somma tanto d'aiuto ai produttori che è già stata ridotta grazie alla riforma della PAC, la politica agricola comune, che viene estesa ai settori dell'olio d'oliva, del tabacco e di altri. Nel prossimo futuro sarà negata ai piccoli per essere invece beneficiata dai grandi produttori. Queste sono le emergenze che soffocano la nostra agricoltura ed è per questi motivi che i contadini sottovoce stanno abbandonando e svendendo i loro poteri. Tutti questi quesiti, cari amici, ci proponiamo di porre ai livelli più alti della politica, anche nell'ambito della Comunità Europea, dove siamo rappresentati da persone che fanno finta di conoscere queste situazioni e che con leggi contorte stanziano contributi a volte sproporzionati che si perdono per strada, facendo sì che all'utente finale arrivino solo le briciole. La futura amministrazione comunale dovrà assumersi una forte responsabilità e l'impiego costante di vigilare su tutte le disposizioni in materia di aiuti e finanziamenti nel settore agricolo. Dovrà farsi carico di eventuali supporti di enti esterni che collaborano affinché vengano promosse azioni di rilancio e di marketing dei nostri prodotti, favorendo in modo concreto la nascita di nuove aziende agrituristiche, entrando in sintonia con l'ufficio agricoltura del Comune. Grandi parole, egregi discorsi, prospettive lungimiranti e promesse, rimaste appunto solo promesse, tutte campate in aria. Vedete, tutto ciò che è stato tante volte promesso nelle precedenti campagne elettorali e che però poi non si è fatto, ritengo sia poco corretto. A mio modesto avviso, noi tutti abbiamo avuto già sufficiente tempo per capire l'orientamento e il percorso che in questa particolare fase economica deve essere intrapreso. Pertanto rinnovo la nostra volontà ad iniziare questa sfida. Metterci in discussione, proporci come alternativa alle solite persone già presenti oramai da diverso tempo nel panorama politico locale. Desidero concludere questo mio intervento con un energico invito a votare per il Cantiere Democratico e per il candidato sindaco Guido Marzo. E a tutti voi intendo rivolgere un grazie di vero cuore per la fiducia che vorrete accordarci. Grazie. Buonasera ai cittadini e alle cittadine di Guagnano e Pilla. Ho pensato molto a cosa dire circa la mia candidatura con la lista Cantiere Democratico.
fine ho deciso che fosse giusto per il momento limitarmi a 2 o 3 punti del programma elettorale, enunciando le motivazioni che mi uniscono al gruppo Cantiere Democratico. Premetto che non ho mai avuto tessere di partito né ho un trascorso di militanza attiva nei partiti. Ho aderito a questo movimento, devo dire, con molto entusiasmo, con l'idea di voler dare nel mio piccolo un contributo a migliorare la comunità di Guagnano in cui vivo e lavoro. Francamente, io penso che ognuno di noi può prestare il proprio tempo dando il suo contributo per servire il cittadino e la politica senza mai servirsi della politica, affinché Guagnano possa fare un passo in avanti. Succintamente enuncio alcune idee e proposte che mi uniscono al Cantiere Democratico. Al Cantiere Democratico mi unisce la critica ai partiti locali, portando delle solite promesse elettorali puntualmente disattese dopo lo scrutinio elettorale. Immobili al cambiamento, ancorati a vecchi modelli e disattenti alle reali esigenze dei cittadini. Diffidate di chi in campagna elettorale vi promette un posto di lavoro in cambio del vostro consenso. Al gruppo Cantiere vi unisce la scelta del metodo democratico di intendere la politica, l'idea di sperimentare forme e metodi di partecipazione democratica, in cui ogni cittadino possa davvero sentirsi parte attiva della sua comunità con le sue idee e i suoi suggerimenti. Al Cantiere mi unisce la proposta di voler agevolare l'associazionismo che il Cantiere, se avrà il vostro consenso elettorale, intende sostenere e promuovere. L'associazionismo, quasi assente a Guagnano, è una ricchezza a cui non si può rinunciare. E Guagnano può crescere anche con le associazioni. Proloco, associazioni sportive e culturali che contribuiscono a sviluppare i valori di solidarietà, emancipazione sociale, integrazione culturale, disponibilità ad impegnarsi nel volontariato. L'amministrazione passata, è risaputo, ha prestato scarso interesse sia a favorire l'associazionismo, sia a promuovere interventi finalizzati per la crescita sociale e culturale dei giovani. Una proposta del Cantiere, nel quale il sottoscritto ritiene di spendere il proprio impegno e far sì che il nostro comune promuova interventi finalizzati alla crescita sociale e culturale dei giovani, patrocinando eventi, iniziative e attività capaci di aggregarli, facilitare manifestazioni a valorizzare la cultura e le nostre tradizioni popolari. Il nostro comune è altresì carente di spazi permanenti dove comunicare e condividere interessi, sperimentare nuove forme di socialità e partecipazione, e anche per trascorrere il tempo libero in modo intelligente e interessante. Occorre quindi recuperare e valorizzare spazi inutilizzati da destinare come contenitore per le politiche culturali e sociali, gestiti tramite convenzioni con associazioni, cooperative sociali, naturalmente in regola con la legislazione. Concludo. Al Cantiere Democratico mi unisce un forte impegno a migliorare la qualità della vita della cittadinanza. Migliorare la qualità della vita dei cittadini non è uno slogan, ma è un impegno forte che il Cantiere Democratico vuole dare e che ogni cittadino deve dare affinché voi possiate dire a Guagnano, a Villa, conto anch'io. Grazie. Buonasera a tutti. Cari cittadini e cittadine, amiche e amici, l'aprile scorso pensavo di aver concluso per sempre la mia esperienza politico-amministrativa, ma è proprio vero, mai dire mai. È con entusiasmo che ho accettato di far parte del movimento Cantiere Democratico, così come con entusiasmo accettai nel 2003 la candidatura a sindaco della coalizione di centro-sinistra L'Ulivo per Guagnano. Sono grata a chi allora mi offrì, io membro della società civile, lontana dalla politica attiva,
l'opportunità di fare quell'esperienza. Esperienza che a 5 anni di distanza non rinnego e non mi pento assolutamente di aver fatto. Esperienza, credetemi, che mi ha arricchita culturalmente e socialmente. Esperienza che ripeterei con tutte le scelte che ho operato, convinta che non è con il trasformismo che si riesce a dare un governo efficiente al Paese e che si opera per il bene comune. Secondo il mio punto di vista, di cui sono fermamente convinta, una compagine amministrativa compatta e coesa si costruisce giorno dopo giorno, attraverso il confronto e, perché no, anche lo scontro educato, democratico e civile tra i diversi componenti, al fine di individuare, dopo un'analisi minuziosa e realistica della realtà cittadina, percorsi, obiettivi e metodi pienamente condivisi da tutti. Nulla di tutto ciò, come potete capire, mi avrebbe accomunata se avessi aderito a quell'amministrazione ibrida di centrodestra e centrosinistra, nata nel giugno del 2005 come conseguenza della crisi della compagine di centrodestra che aveva vinto le elezioni solo alcuni mesi prima. E secondo la mia opinione è proprio nella mancanza di un percorso comune, di stima reciproca, di obiettivi condivisi, che bisogna ricercare tutti gli elementi che hanno portato alla naturale implosione della passata amministrazione. L'occasione che l'ha generata, a mio giudizio, è di secondaria importanza. Un'amministrazione, fra l'altro, decisa a tavolino, decisa da pochi e non legittimata dalla volontà sovrana dell'elettorato. Le elezioni anticipate avrebbero dovuto tenersi nel 2005. Forse avremmo guadagnato 2 anni per questa comunità. Cari cittadini, è bene una volta per tutte sgomberare il campo da capziosi e artifatti equivoci. Il nostro comportamento, mi riferisco a quello mio e di Margherita Bendinelli, è stato determinato dalla coerenza, dalla trasparenza, dal non trasformismo, dal rispetto delle regole democratiche e non certamente dalla ricerca del bene personale. Se avessimo agito per interesse personale saremmo andate in tutt'altra direzione e avremmo assunto posizioni di compromesso. Sin dall'inizio, noi del cantiere ci siamo imposti una campagna elettorale dai toni pacati e non arroganti, basata sul confronto democratico e civile di idee e programmi, e non sullo scontro con gli avversari, innanzitutto per il rispetto nei vostri confronti. E il nostro candidato sindaco ne è l'emblema. Però, come già prima aveva accennato Guido, non possiamo sottacere su quanto riportato dai mass media giovedì scorso, dal momento che la sentenza del Consiglio di Stato riguarda direttamente la cittadinanza di Guagnano e Villa e su noi cittadini tutti avrà pesanti ricadute. Anche in questa occasione è mancata l'informazione diretta da parte degli amministratori, un grave deficit di democrazia partecipativa che deve farci riflettere. Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza contro l'amministrazione comunale di Guagnano in favore della ditta Geotec per il servizio di raccolta rifiuti. La sentenza in questione, oltre ad annullare l'affidamento operato dalla Giunta Comunale nel 2006 del servizio raccolta rifiuti del Comune di Guagnano, ha condannato il Comune al risarcimento dei danni in favore di Geotec. Il risarcimento è dovuto per effetto dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione, in quanto Geotec ha subito un danno economico
non più recuperabile per il biennio 2006-2008 e pertanto deve essere risarcita. Un risarcimento che sarà molto oneroso. In genere, quando si va al supermercato, si trovano le offerte della settimana. Paghi uno e prendi due. In questo caso noi cittadini di Guagnano prendiamo uno e paghiamo due. Per lo stesso servizio dobbiamo pagare due ditte per il periodo 2006-2008. Per inciso, il costo annuale della gestione della nettezza urbana ammonta a 485.000 euro, di cui 470.000, cioè il 96,91%, a carico dei contribuenti in quel capitolo di spesa. Dati che si evincono dalla delibera della Giunta Comunale del 5-5-2006, avente per oggetto tasso, determinazione tariffe e piano dei costi anno 2006. Non vogliamo assolutamente creare allarmismi. Noi del cantiere, per rispetto nei vostri riguardi, abbiamo ritenuto opportuno puntualizzare lo stato dei fatti ad oggi. Le conclusioni le lasciamo trarre a voi. Però gli ex amministratori non possono fare sempre Ponzio Pilato ed addossare ad altri le proprie responsabilità. Cari cittadini, desidero ora concludere questo mio intervento con uno sguardo fiducioso verso il futuro. Desidero soffermarmi sul ruolo che i giovani hanno nel cantiere democratico. Sono stata per alcuni la loro docente di inglese, più o meno deluda, bisognerebbe chiederlo a loro. E adesso invece sono loro che mi stanno trasmettendo in un'osmosi di educazione permanente insegnamenti positivi, come spirito di sacrificio, abnegazione, profondo senso critico, amore per la propria terra. In questa nostra Italia, cito una recente ricerca dell'Università Cattolica di Milano, i giovani vengono tenuti ai margini, per loro non c'è più spazio. L'Italia è il paese europeo dove i giovani contano meno dal punto di vista sociale, economico, demografico e politico. La ricerca della Cattolica ha anche dato un nome a questo fenomeno, tutto italiano, del giovanimento. E, secondo me, è proprio nell'aver messo ai margini giovani che bisogna ricercare la grave crisi che il nostro Paese sta attraversando. Il Paese vive una sorta di sindrome di Dorian Gray. Tutti vogliono apparire giovani a scapito di chi giovane lo è davvero e viene tagliato sistematicamente fuori dai processi decisionali. Un esempio di tutto ciò? Berlusconi, lifting, trapianto di capelli, marciassate con le donne, un finto ragazzo di 71 anni. Noi del cantiere invece ai giovani abbiamo voluto dare visibilità e il giusto ruolo che a loro compete. In una società in cui i disvalori sembrano prendere il sopravvento, i nostri giovani ci stanno dimostrando con fatti e parole che nelle loro scelte non si fanno guidare dal machiavellismo più radicale, il potere per il potere ad ogni costo, ma stimano e professano i valori della coerenza, della trasparenza, della giustizia e della famiglia. E tutto ciò fa senz'altro ben sperare per il futuro della nostra comunità. Quando li incontrate, ascoltateli con attenzione e accordate loro fiducia. Credetemi, la meritano, non abbiate pregiudizi nei loro riguardi. Nel cantiere democratico voi troverete persone competenti e concrete. Ne avete avuto una prova ieri sera con l'illustrazione del programma da parte del nostro candidato sindaco. Che ne dicano i nostri avversari? D'altronde, è sotto gli occhi di tutti la situazione del comune di Guagnano dopo un'amministrazione di politici esperti e navigati. Adesso, affinché i nostri progetti possano diventare i vostri progetti e si possano trasformare in cose e fatti concreti, il 13 e 14 aprile votate Guido Marso e il Cantiere Democratico. Grazie e buonasera a tutti.